Tutto pronto per l'edizione 2024 del più bel carnevale di Sicilia, l'evento più importante della città di Acireale che avrà inizio il 28 di gennaio. Protagonisti come sempre i maestri della cartapesta e le loro opere che sfileranno lungo il circuito. Quest'anno sono nuovi i cantieri che hanno aderito alla kermesse e che saranno al centro dell'attenzione degli spettatori che potranno ammirare i carri allegorici e la sottile satira che li contraddistingue. La kermesse si concluderà martedì 13 di febbraio. Molti gli artisti nazionali presenti, come LDA, Paolo Meneguzzi, Orietta Berti, e non mancheranno sicuramente i comici più amati siciliani. È una manifestazione importante per Acireale, se non la più importante. Sono onorato di essere stato indicato dal nostro sindaco a presiedere il CDA di questa fondazione. Spero di non deludere né lui e né i miei concittadini. Ormai i miei concittadini mi conoscono da tempo. Io spero di metterci sempre il cuore, la passione che mi contraddistingue in qualsiasi cosa io cerco di fare. Il Carnevale per me è una manifestazione bellissima, e mi preme dire una cosa. Io ho conosciuto mia moglie in un gruppo in maschera circa 40 anni fa, perciò di conseguenza questo è sinonimo di un amore, che è sbocciato nel carnevale e che sta continuando ancora oggi nel nostro carnevale 2024. Per quest'anno manteniamo il costo del biglietto a 6 euro, ad eccezione appunto della Domenica Clou. Ancora il nostro carnevale, come dire, è il più basso in termini di costo per chi viene a trovarci, ma questo ha poca importanza rispetto a quello che il carnevale di Acireale, quindi il più bel carnevale di Sicilia, offre alla città, alla regione siciliana e a tutta l'Italia. Perché i nostri maestri, come ogni anno, e quest'anno saranno ben 9, hanno realizzato delle opere d'arte che staranno nel circuito, che animeranno il circuito assieme anche ai più piccoli, quindi ai carri in miniatura, alle maschere isolate, ai tanti eventi e alle attività che si faranno durante questi, diciamo, 20 giorni di carnevale. Ancora una volta ringraziamo coloro che hanno collaborato con noi e coloro che ci danno supporto, in primis la Regione Siciliana, sapete che ha dato appunto a fine anno nella finanziaria un contributo molto importante, circa 200.000 euro per il nostro carnevale. Vuol dire che anche la Regione nella programmazione appunto degli eventi e turistica della Regione tiene, sa che il nostro carnevale comunque è un carnevale di qualità, il terzo in Italia, ma secondo me tra i più belli perché ha la peculiarità appunto delle movimentazioni, delle luci, quindi un carnevale anche notturno rispetto ad altri. Ringrazio gli artisti della cartapesta che quest'anno sono aumentati anche in numero. Sono sicuro che ci sarà tanto divertimento in città, che tanta gente, tempo permettendo, si riversa sulle nostre strade e quindi andrà in giro per la nostra città, che è una città barocca. Vogliamo che Acireale diventi una città turistica, iniziamo con gli eventi, stiamo lavorando anche alle infrastrutture di tipo culturale, anche di tipo, come dire, strutturale, in ordine a parcheggi, quindi all'accoglienza, e siamo sicuri che la strada giusta è quella che stiamo percorrendo e ringraziamo tutti coloro che credono in questo progetto e che ci aiutate a realizzare non solo questo evento, ma tutta la programmazione del 2024.